Buon pomeriggio e ben trovati all'appuntamento con il telegiornale delle 14 in apertura la pagina degli esteri. Donald Trump per il momento sembra accantonare l'idea di un nuovo bando per i migranti. Dopo le reazioni positive alla sua prima apparizione al Congresso americano, la situazione dunque in favore dei migranti potrebbe tornare alla normalità e quantomeno recedere dopo le polemiche che ne sono seguite nell'arco di un mese. Sentiamo subito i dettagli. Donald Trump ha deciso per il momento di rinviare il varo del secondo bando dedicato ai paesi migranti. Lo hanno riportato alcuni media citando fonti della Casa Bianca, tra cui anche la CNN, che la scorsa settimana era stata bandita da una conferenza stampa alla White House. Il nuovo decreto era atteso per mercoledì, ma il presidente americano avrebbe deciso un nuovo slittamento dopo le reazioni positive al primo discorso al Congresso americano, in cui ha lanciato anche al paese un appello a tutte le forze e soprattutto all'unità nazionale. Come si ricorderà, il primo bando suscitò una serie di violente polemiche con proteste nelle principali città americane ed anche l'impegno e la lotta di un giudice che bandì quella mossa di Trump su tutto il territorio nazionale. Adesso la seconda versione dovrebbe essere più limitata rispetto a quella bocciata dai giudici. Mimmo Siena, Speciale News. E adesso parliamo di cultura, perché si è svolta presso l'Istituto Comprensivo Paolillo Battisti di Cirignola, in provincia di Foggia, la presentazione del libro della scrittrice Annalisa Strada, un libro dedicato a Emanuela Loi, la prima donna uccisa in servizio il 19 luglio del 1992 nella strage di Capaci, in cui morì il giudice Paolo Borsellino. Andiamo a seguire il servizio e poi l'intervista esclusiva con la scrittrice del nostro telegiornale. Sentiamo. Si è svolta nell'aula magna dell'Istituto Comprensivo Paolillo Carducci di Cirignola mercoledì l'incontro con la scrittrice Annalisa Strada, autrice del libro Io Emanuela, ispirato alla figura di Emanuela Loi, uccisa il 19 luglio del 92 a Palermo nella strage di Via D'Amelio, in cui morì anche Paolo Borsellino. L'ingresso della scrittrice è stato accolto dagli applausi dei ragazzi che hanno letto il libro. Nell'intervista esclusiva rilasciata al nostro telegiornale, la Strada ci ha raccontato come è nato il libro attraverso il racconto che le ha fatto personalmente la sorella Maria Claudia. Nel corso dell'incontro è stato proiettato un video in cui si è ripercorsa la storia del bull antimafia siciliano, da Rocco Chinnici a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. L'evento si è inserito nell'ambito della settimana della lettura in collaborazione con l'assessorato alla cultura, la biblioteca del comune di Cirignola e la casa editrice Einaudi. Prossimo appuntamento il 9 marzo con Giacomo Mazzariol e il suo libro Mio fratello rincorre i dinosauri. Mimmo Siena, Speciale News dall'Istituto Comprensivo Paolillo Carducci, Cerignola, Foggia. Annalisa Strada, innanzitutto grazie per averci concesso questa intervista per il telegiornale. Questo è un bel libro, bello, intenso, importante, dedicata alla prima donna poliziotto. Io mi ricordo molto bene quel giorno, Emanuela Loi, che fu uccisa quel drammatico 19 luglio del 92 a Palermo in Via D'Amelio insieme al giudice Borsellino. Perché l'idea di questo libro, Annalisa? Perché la storia recente ai ragazzi viene raccontata poco, incide molto sul loro presente, inciderà molto sul loro futuro e quindi vale la pena di farglielo conoscere, soprattutto attraverso gli occhi di quella che fino a un istante prima era una ragazza in servizio, che era convinta che la polizia sarebbe stata la sua vita, che aveva scoperto solo in seconda battuta che la polizia poteva essere la sua vita, perché voleva inizialmente fare l'insegnante, e che fino a quel momento ho guardato la storia con occhi disincantati, quindi c'è stata e mi piaceva raccontarlo attraverso il suo sguardo. Senti Annalisa, quanto tempo ci hai messo per realizzare questo libro così bello e soprattutto se hai avuto contatti con la famiglia di Emanuela Loi? Allora, tutto quello che ho scritto su Emanuela l'ho saputo attraverso la sorella Maria Claudia, una donna che è stata molto generosa nel raccontarmi sua sorella e anche molto rispettosa dell'immagine della sorella, quindi ha saputo veicolarmela proprio come, non come poliziotto, ma come ragazza viva, allegra, vivace, e ci si dà proprio l'affetto che traspariva, quindi diciamo che la voce è stata quella di Maria Claudia e il suo affetto si sentiva tutto.
Ed ora facciamo un piccolo passo indietro, torniamo al convegno su violenza domestica ed assistita che si è svolta nella giornata di mercoledì all'Aula Consiliare di Palazzo di Città a Cerignola. Abbiamo fatto numerose interviste. In questa edizione vi proponiamo il contributo realizzato con la dottoressa Anna D'Angelo della Direzione Sanitaria dell'ASL Foggia. Sentiamo. Dottoressa D'Angelo, l'ASL di Foggia partecipa a questo importante convegno sulla violenza domestica e violenza assistita. Le volevo chiedere qual è l'impegno della ASL per queste tematiche? Allora, l'ASL non partecipa solo al convegno, ma è impegnata anche nel rapporto con il centro antiviolenza, tant'è che è ospitato nei nostri locali, ed è il collegamento importante con l'equipe che noi abbiamo di abuso e maltrattamento, costituito appunto in base a quelle che sono le normative regionali, per cui c'è un lavoro di rete che la ASL garantisce con la disponibilità degli operatori, dell'equipe integrata appunto tra ambito e distretto per prevenire i fenomeni di maltrattamento, di violenza, di abuso e soprattutto per quanto riguarda la violenza sulle donne e sui minori, ovviamente. Tra l'altro sappiamo che l'ASL Foggia proprio su queste tematiche in tutta la provincia sta tenendo anche delle campagne di sensibilizzazione, mi sbaglio? Si sta sensibilizzando tutta l'opinione pubblica, anche perché i casi purtroppo di violenza che poi sono spesso Indubbiamente. sfociati in femminicidi sono in costante aumento purtroppo, e quindi siamo qua tutti quanti impegnati nella prevenzione di questa grossa problematica. In chiusura alla pagina sportiva, il calcio, clamorosa sorpresa nella seconda semifinale di andata della Coppa Italia. Nel derby dell'Olimpico, la Lazio ha battuto la Roma con il punteggio di 2-0 e ridimensiona le speranze di Luciano Spalletti e del suo team. Sentiamo. Clamorosa sorpresa nella seconda gara delle semifinali di andata della Coppa Italia di calcio. All'Olimpico, la Lazio di Simone Inzaghi ha battuto la Roma con il punteggio di 2-0. I gol arrivano nel primo tempo con Milinkovic al 29esimo e nella ripresa a 13 minuti dalla fine con il gol di Immobile. Per i giallorossi di Luciano Spalletti, una frenata agli obiettivi della stagione tra Coppa Italia, campionato ed Europa. Ricordiamo che martedì la Juventus aveva battuto il Napoli nella prima semifinale con il punteggio di 3-1. Le gare di ritorno sono in programma il 4 e il 5 aprile. Mimmo Siena, speciale news. Ed è tutto per quanto riguarda questa edizione del telegiornale. Grazie per la vostra attenzione. Prossimo appuntamento con la nostra informazione questa sera alle 19. Buon pomeriggio a tutti.